Arriviamo a bus rapido. Suona come qualcosa molto interessante per tutti i consumatori. Ok. Aspetta ragazzi, che si aggiorna. Ok. Vi gestite la chiavetta? Non mi dire che è come quella che non veniva gestita prima. Perfetto, uguale. Ti piacciono questa chiavetta a chiave? Fammi vedere se è andata. No, direttamente non abbiamo porte. Capito qual è il problema? È un, cos'è, un pitch? Sì. Un normalissimo PowerPoint. Siamo già al countdown del pomeriggio, così vi chiedo la pazienza e la curiosità per anche le ultime proposte interessanti. Intanto un attimo. Normalissimo, è un PDF. Grazie dell'attesa innanzitutto. Un attimo, perdonate un attimo. Ci siamo? 3, 2, 1, via. Allora, ciao a tutti, io sono Roberto di busrapido.com. Sono molto felice di essere qui oggi per presentarvi Busrapido, ancora di più perché proprio questa settimana abbiamo lanciato il nostro servizio anche qui a Bari. E, a poco più di un anno della fondazione abbiamo fatto più di 200.000 euro di prenotazioni soltanto nella città di Roma, e quindi seguiteci perché questa roba è interessante. Allora, Busrapido è il primo sito di prenotazioni in Italia per autobus e minibus con conducente. Su Busrapido potete confrontare e prenotare pullman comodamente online per i vostri viaggi di gruppo. Gruppi. Quindi, prima cosa, il nostro target sono i gruppi. Non vendiamo i biglietti singoli dell'autobus. Su Busrapido prenotate l'autobus intero. Noleggio privato. Parliamo di noleggio privato, quindi non ci occupiamo di trasporto pubblico locale né delle linee a lungo raggio, come ad esempio quelle di Flixbus. Dove è nata l'idea? L'idea è nata in università, dietro i banchi universitari. Io e il mio socio Gabriele, prima di fondare Busrapido, organizzavamo viaggi di gruppo per gli studenti universitari, italiani e internazionali. E facendo così abbiamo sperimentato in prima persona quanto difficile potesse essere il processo di prenotazione di un pullman. Per quelli di voi che non hanno mai noleggiato un pullman, funziona così. Se volete prenotare un autobus, le aziende non mostrano prezzi online, quindi l'unico modo è inviare una mail manualmente e se volete ottenere un confronto, scrivere più email a più aziende e aspettare quelle risposte, che spesso vi arrivano anche dopo 3-4 giorni. Questo significa una grandissima perdita di tempo, significa che non sapete quali sono le offerte migliori e non avete un track record delle aziende, quindi non avete valutazioni, né recensioni, né foto del servizio. Per questo motivo abbiamo fondato busrapido.com. Su Busrapido gli utenti possono vedere in tempo reale quelli che sono i prezzi, le foto, le recensioni di tutti quanti i veicoli delle aziende di noleggio migliori del territorio. Chi sono i nostri clienti? Aziende, scuole, associazioni, le parrocchie, le società sportive che si muovono per i campionati e tutti quanti gli organizzatori di eventi, matrimoni, congressi, convention e fiere che organizzano pullman per spostarsi in gruppo. Il mercato è molto grande, solo in Italia ogni anno vengono noleggiati autobus e minibus per un valore di oltre 2 miliardi di euro, e in Europa 23 miliardi. Questi 23 miliardi ricomprendono soltanto il noleggio privato, quindi sono esclusi il trasporto pubblico locale e tutte quante le linee regionali, interregionali e ultraregionali. Chi offre questo servizio? In Italia siamo i primi ed unici ad offrire un servizio di stamp price comparison. Negli Stati Uniti, negli States, abbiamo tre competitor, Bus Rental, Buster.com e Book Buses. E in Europa, in particolare in Danimarca, c'è uno che si chiama Bookingbus.com. Tutte quante queste realtà sono start-up con meno di 10 dipendenti e quindi la partita è ancora tutta da giocare. Cosa abbiamo di unico rispetto a queste persone? Noi sicuramente l'immediatezza, quindi puoi vedere immediatamente il prezzo e rispetto ad alcuni competitor come ad esempio Booking e Bus in Europa siamo gli unici a mostrare all'istante il prezzo anche per le ricerche più complesse, cioè quelle che prevedono più tappe lungo l'itinerario. Come guadagniamo? È una commissione del 20% su tutti i viaggi prenotati sulla piattaforma. Mi piacerebbe poi parlarvi anche dell'impatto sociale che Busrapido può avere sull'economia e sulla nostra comunità, in particolare un mondo più verde. E molte persone non lo sanno, ma gli autobus sono la modalità di trasporto più ecologica, richiedendo la minor quantità di carburante per trasportare un passeggero per 100 km. Strade più sicure.
L'autobus è la modalità di trasporto più sicura, persino più dei treni. 3 volte più sicura dei treni, 30 più delle auto e 305 volte più delle moto. Una soluzione al traffico, un autobus può sostituire ben 30 auto. E infine un grandissimo impatto su tutte quante le comunità locali. L'IRU, l'International Road Transport Union, che è il più grande ente a livello mondiale del trasporto, ha calcolato che raddoppiando il numero di turisti, di turismo di gruppo in Pullman, si produrrebbero 4 milioni di posti di lavoro in più e un 10-15% di riduzione del traffico in tutte quante le città a costo zero per i contribuenti. Fondata nel 2016, abbiamo transato più di 200.000 euro di prenotazioni solo nella città di Roma e abbiamo adesso cominciato a lanciare il servizio anche in altre città. Abbiamo lanciato su Milano, su Torino, su Messina, su Pisa, Livorno, Lucca, Genova e adesso anche a Bari. Il team, 20 secondi ce la faccio, oltre me, Gabriele è il nostro commerciale, Simone è il nostro software developer ed è anche la mente del nostro motore di ricerca. E ha cominciato a scrivere codici a 12 anni, a 14 già era indipendente e a 17 ha vinto le Olimpiadi Nazionali di Informatica. Grazie e... chiedetemi per qualunque domanda. Ci hai convinto della necessità di andare tutti in autobus, in pullman, ma ci convinci anche perché Uber non vi ruba questa piattaforma chiamandosi Uber Bus e poi siete fuori? Come dicevo nella slide iniziale, il nostro target è diverso da quello di Uber, perché il target di Uber è un target individuale, quindi un target on demand, apri l'app, effettivamente hai in quel momento un bisogno di spostarti. Nel nostro caso si tratta principalmente di programmazione in un certo senso turistica, quindi è un turismo di gruppo, il gruppo in genere si muove in modo programmato, quindi abbiamo anche una prenotazione che non è on demand come Uber, ed è un target che quindi non è individuale ma è di gruppo, quindi target completamente diverso. Scelta okay. Ecologica, molto bella, ti faccio davvero un applauso, davvero un applauso. Grazie.